proiezione nella storia e nel mondo, perché poi alla fine non è stata soltanto capo dello Stato, era anche capo della nazione, che ha una posizione, direi, psicologica, collettiva, impossibile o molto difficile per un Presidente della Repubblica, in quanto i Presidenti della Repubblica in genere rappresentano una parte politica o culturale. La regina era, non userei mai la parola mappa, perché a differenza dei paesi latini, in questo non siamo legati alla figura materna. Piuttosto le regine, come le nostre donne premier, tra l'altro, sono delle donne guerriere. E Elisabetta, per quanto era, come dire, valutata, molto gentile, molto diplomatica, ha sempre dimostrato in modo sottile una forza, voglio dire, maschile, perché questo così erro nel sessismo puro, ma non, il suo ruolo non era da donna gracile o fragile, ma da donna forte, e in questo ruolo ha ripercorso fedelmente i ruoli delle precedenti donne sovrane, come la regina Elisabetta I nell'epoca Tudor, la regina Anna nel Settecento, la regina Vittoria adesso lei, e direi in genere a noi britannici qualcosa nella nostra psiche collettiva ci fa preferire le regine sovrane ai sovrani maschi. È difficile da spiegare. Ah, interessante questo passaggio, perché poi alla fine lei era emblema di tenuta, di stabilità, anche di qualche durezza, legata poi a una capacità tutta femminile di esprimere comunque un sorriso, e ci arriveremo raccontando anche queste ultime fasi della sua vita. E tu dici, William, che alla fine questo corrisponde di più al bisogno collettivo britannico. Esattamente, ma ti ripeto, non volendo fare una propaganda per la cultura protestante piuttosto che quella cattolica, sono semplicemente diversi, il ruolo femminile da noi per quelli al potere, ed è stata così la faccia, la perfetta, un perfetto esempio di questo, era da donna guerriera. E la regina, per quanto appunto ha saputo esprimere anche una certa, come vediamo in questo istante, aveva una capacità diplomatica notevole. Cioè, ti cito un esempio di una battuta. Rispettosissima per gli altri culti, altro aspetto importante che ha tenuto insieme delle parti molto complesse anche della nazione. Esattamente, cioè la nostra è una società veramente multiculturale, e come non so se i vostri chi ci segue da casa ha visto la composizione del nuovo governo, che è un governo di destra, nemmeno centrodestra, di destra, è fatta da i quattro dicasteri più importanti sono tenuti da africani, cioè da gente di colore, con origini africane, da lei il premier donna, la Liz Truss, e il ministro dell'interno una mauriziana di colore buddista, cioè non so, cioè la... E però Elisabetta era anche, come dire, la capacità di interagire con tutti questi mondi e con tutte queste anime del paese. Esattamente, esattamente, e volevo, ecco, raccontare la battuta di quando lei aveva, come dire, la battuta pronta, ma con un modo auto spottente in qualche modo, che stava in una specie di ricevimento con una persona abbastanza umile, alla quale era una signora, gli è squillato il telefonino in quel momento che stava parlando con la regina. Quindi questa signora proprio si è gelata di imbarazzo. La regina, con noblesse oblige, ha detto: risponda pure al telefonino, potrebbe essere qualcuno importante.
che non è male, detto dalla regina Elisabetta. William, ti posso chiedere, noi l'abbiamo chiamato Prince Charles, l'abbiamo chiamato Principe Carlo tutta la vita, perché ovviamente sì, con la regina al trono da 70 anni, per tutti noi è stato Principe Carlo. Da stasera, da esattamente 2 ore, Principe Carlo è Re Carlo III. Secondo te che re sarà? Esatto. Come, scusami, non ho sentito. Secondo te che re sarà? Che cosa vedremo da subito? Lui ha fatto, cioè, una sua indiscrezione che non è stata sempre apprezzata da noi britannici, che pretendiamo dei nostri reali di essere sempre discreti e con self-control, come quello della regina, ha fatto capire più volte che non vedeva l'ora di avere un ruolo più importante. Per cui ha avuto tutta la vita, da quando era piccolino, il ruolo di studiare da re apprendista accanto ad una madre bravissima, dalla quale ha imparato tutti i trucchi, direi, tutti i tocchi magici o speciali di questo ruolo un po' anomalo oggigiorno. Certo. E quindi credo che lui diventerà subito una specie di Elisabetta Bis, perché non oserà distanziarsi troppo dal modo di regnare della madre. William, se puoi rimani con noi ancora un poco, vorrei andare da Natalia per farmi raccontare, da Natalia Augias a Londra, per farmi raccontare in diretta, grazie anche alle immagini che ci arrivano dai circuiti internazionali e dalle altre emittenti, com'è questa Londra di sera. Poi ci fermiamo un istante e vi racconterò che a fare le condoglianze, a raccontare il proprio dispiacere, questa sera ci sono gli umani e non solo, ma poi ve lo spiego. Natalia, com'è Londra stasera?